La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Bentrovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Anche oggi apriremo la nostra finestra sulla nostra città per parlare di sanità e in particolare di un argomento molto interessante, molto importante, che è diventato di grandissima attualità ultimamente per la problematica del Covid-19. Parleremo di vaccini, ma in realtà parleremo del vaccino anti-influenzale. Con noi la dottoressa ferraresi Anna Maria, che è direttrice di distretto dell'azienda unità sanitaria locale della provincia di Ferrara, e il dottor Franco Romagnoni, che della stessa azienda è il direttore attività socio-sanitaria. Iniziamo subito con la domanda fatidica, dottoressa Ferraresi: perché è importante fare il vaccino anti-influenzale? Quest'anno è stata rafforzata l'offerta anti-influenzale, la campagna ha già preso avvio, il 12 ottobre sono state distribuite 1,2 milioni di dose per tutta la regione Emilia-Romagna, il 20% in più rispetto alla scorsa stagione, perché quest'anno è un anno che si preannuncia particolarmente complesso, perché la stagione influenzale vedrà probabilmente una co-circolazione sia di virus influenzali che di virus Covid-19. Pertanto si punta a ridurre le complicanze e soprattutto a semplificare la diagnosi dei casi sospetti, perché tanto meno avremo pazienti affetti da influenza, tanto più saremo tempestivi nell'identificare i casi di Covid-19. Quindi è strategico, dottor Romagnoni, impedire all'influenza di diffondersi per evitare appunto di confonderla con il Covid-19? Sì, certo, è importante evitare di confonderla, senza dubbio, però è altrettanto importante ricordarsi che questa è di per sé una malattia importante. Magari non lo è per tutti, non lo è per un ragazzo giovane, non lo è per una persona sana, ma lo è sicuramente per una persona che ha già dei problemi, e quindi questo problema aggiuntivo rischia di diventare purtroppo anche fatale. Quindi ricordiamoci che anche l'influenza può essere, per un soggetto fragile, una malattia molto grave. E quindi anche tutte le persone che ruotano attorno a chi è fragile, è giusto che siano attenti, è giusto che evitino la malattia per non portarla a chi è il più fragile di loro. Come è organizzata l'azienda di unità sanitaria locale, dottoressa Ferraresi, per poter, diciamo così, dispensare quanto più possibile il vaccino agli utenti? In questa fase sono già state distribuite 81.000 dose, 81.500 dosi a tutti i medici di medicina generale che hanno iniziato a vaccinare dal 12 ottobre. In relazione al periodo particolare non è consentito, e questo lo sottolineo, l'accesso diretto agli ambulatori di medicina generale per evitare gli assembramenti, e quindi è possibile telefonare già da oggi al proprio medico di medicina generale per poter prenotare la vaccinazione. I medici danno l'appuntamento, ci si può recare negli studi dei medici per vaccinare. Noi come azienda USL abbiamo ovviamente supportato i medici rispetto alla possibilità di accedere, di avere degli spazi azienda USL, quindi nelle case della salute o negli ospedali, ad esempio nell'ospedale di Cento, laddove ci è stato richiesto, e anche di personale infermieristico. Dottor Romagnoni, ci ha già accennato che ci sono delle fasce a rischio nella popolazione. Ecco, quindi dove è consigliabile iniziare? Chi sono le persone che per prime devono preoccuparsi di vaccinarsi? Le persone che senza dubbio sono le più fragili, quelle da proteggere di più, sono le persone molto anziane o le persone con non autosufficienza, quindi disabili, soprattutto quelle che hanno comorbilità, vale a dire tante malattie insieme, che già le pongono in una situazione di difficoltà, di rischio. Direi che ulteriormente un'attenzione è da porre sulla vita di comunità, quindi quelle persone che oltre a essere fragili non sono isolate a casa loro, quindi con pochi contatti, ma sono in una situazione di vita di comunità, in un certo senso rischiano di più, e quindi in quei luoghi noi non dobbiamo accontentarci di un obiettivo di minima, dobbiamo tendere a un obiettivo di massima,
possibilmente vaccinare tutti, cercare di andare a vaccinare tutti. Per alcune categorie il vaccino è gratuito. Parliamo di soggetti di età uguale o superiore ai 65 anni. Per quest'anno è stata estesa anche ai 60 anni, quando è stata estesa la categoria da 60 a 64 anni. Tutte le persone affette da patologia cronica, medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, sociosanitarie o socioassistenziali, tutti i soggetti ricoverati presso strutture per lungodegenti, anche i bambini, quindi i bambini affetti da patologie croniche possono accedere, diciamo, al vaccino gratuito, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio, quindi tutti i familiari, ad esempio, che hanno genitori, nonni ricoverati in una struttura, possono avere il vaccino gratuito. Inoltre i soggetti addetti a servizi di pubblico e di primario interesse collettivo, pensiamo ad esempio alle forze dell'ordine, alla protezione civile, i donatori di sangue, il personale degli asili nido e delle scuole d'infanzia, il personale dei trasporti pubblici, i volontari dei servizi dell'emergenza e anche persone che per motivi di lavoro hanno contatti con animali che potrebbero costituire una fonte di infezione da virus influenzali non umani. In ultimo, anche, mi piace ricordare, i donatori di sangue. Anche tutti i donatori di sangue possono accedere alla vaccinazione gratuita. Dottoressa Ferraresi ci ha parlato di bambini. Ecco, a quale età i bimbi possono essere vaccinati contro l'influenza? I bambini possono essere vaccinati contro l'influenza dai 6 mesi. Anche con i pediatri, così come abbiamo fatto con i medici di medicina generale, è stata pensata un'organizzazione dove esistono una serie di bambini affetti da patologie croniche o familiari di bambini affetti da patologia, diciamo così, vulnerabili, che potranno essere vaccinati gratuitamente dal pediatra insieme all'infermiera dell'azienda USL presso le nostre strutture. Per i pediatri è stata immaginata un'organizzazione di Ferrara sulle case della salute negli ospedali, perché i numeri non sono così grandi e potremo gestire, diciamo, in sicurezza la vaccinazione pediatrica. Dottor Romagnoni, come si assume il vaccino antinfluenzale? Si assume per via iniettiva. È un'iniezione che viene fatta normalmente nella spalla, il muscolo deltoide, per essere precisi, e quindi è anche estremamente rapida. Ecco. Tra l'altro può essere assunta anche contemporaneamente a un'altra vaccinazione che noi per gli anziani cronici raccomandiamo, che è la vaccinazione antipneumococcica, cioè contro quel germe che è responsabile di alcune polmoniti, della polmonite più frequente. Ci sono delle problematiche conseguenti alla vaccinazione? Deve stare un giorno a casa a riguardarsi oppure dopo la vaccinazione si può ritornare alla propria normale attività? Direi che per una persona giovane non esistono questi problemi. Chiaramente il rischio di avere, diciamo, delle piccole reazioni avverse va commisurato anche alla singola persona, per cui io a una persona anziana con problemi consiglierei un po' di prudenza nel periodo subito immediatamente successivo all'inoculazione del vaccino. Ecco. È chiaro che possono svilupparsi alcuni sintomi, un po' di dolore nella sede iniettiva oppure un po' di dolori muscolari, qualche linea di febbre, un po' di mal di testa, cioè sintomi che possono essere quelli normalmente riferibili a una sindrome influenzale, però di norma molto molto attenuati. Ecco, questi possono capitare. Le reazioni avverse gravi sono veramente eccezionali. Dottoressa Ferraresi, quanto tempo intercorre dalla telefonata di prenotazione e la possibilità di ricevere la vaccinazione? Dipende dall'organizzazione del medico o del pediatra. Quest'anno, diciamo, in via eccezionale, perché vogliamo raggiungere il target del 75% dei vaccinati rispetto alla popolazione identificata, abbiamo iniziato presto la campagna vaccinale il 12 di ottobre, gli anni scorsi iniziavamo a novembre. Quindi direi che la campagna vaccinale iniziata ad ottobre continuerà anche tutto novembre e dicembre. Le persone possono telefonare al proprio medico o il pediatra e prenotare la vaccinazione anche fra 15-20 giorni rispetto al calendario che il medico ha previsto. Anche perché poi il picco influenzale di solito ce l'abbiamo a dicembre, a volte anche a gennaio, quindi direi che va bene vaccinarsi a ottobre perché abbiamo tantissime persone da vaccinare, ma è possibile anche vaccinarsi a novembre che va bene lo stesso.
Cosa ci garantisce, dottor Romagnoni, la vaccinazione rispetto all'influenza? Garantisce un livello di protezione superiore che, chiaramente, bisogna essere anche onesti, non è assoluto. Non è che sia, come dire, una barriera invalicabile per cui siamo sicuri che, avendo fatto il vaccino, non ci sarà certamente l'influenza. Ci sarà sicuramente con minore frequenza e ci sarà sicuramente con minore gravità. Quindi direi, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, è una difesa importante. Dottoressa Ferrarese, abbiamo parlato fino adesso delle categorie, diciamo, più esposte al pericolo e che quindi possono avere una vaccinazione gratuita. Chi avesse la fortuna di essere in buona salute e quindi dovesse ricorrere all'acquisto del vaccino in farmacia, in che modo può averlo somministrato? Noi ovviamente consigliamo la vaccinazione anche per le categorie non a rischio, quindi abbiamo visto che esistono tutta una serie di categorie per cui la vaccinazione è gratuita, sia i bambini che gli adulti che gli anziani. Consigliamo oltremodo la vaccinazione anche a quelli che non sono inclusi nelle categorie a rischio. Il vaccino può essere acquistato nelle farmacie, nel quale l'approvvigionamento è progressivo e avverrà sicuramente nelle prossime settimane. Sottolineo ancora che la vaccinazione antinfluenzale è programmata per un periodo molto lungo, sicuramente fino a Natale, poi forse anche a gennaio, e quindi potranno poi recarsi presso il proprio medico di medicina generale per la somministrazione oppure in un ambulatorio infermieristico dedicato. Parliamo adesso della struttura dell'azienda di unità sanitaria locale, come sta affrontando quest'anno questa emergenza, possiamo chiamarla così, vaccinazione. Ecco, c'è stata da parte vostra una mobilitazione particolare? Beh, certo, abbiamo cercato in particolare in quei luoghi di cui parlavo, cioè le residenze, di cercare di includere il più possibile i soggetti che possono essere sottoposti a vaccino. Quindi l'organizzazione, anche solo nella distribuzione, è stata migliorata per avere una filiera la più liscia, la più diretta possibile tra il Dipartimento di Salute Pubblica, che è quello che distribuisce i vaccini, e le strutture stesse. Così che naturalmente anziani e disabili avranno il loro vaccino lì dove vivono. E abbiamo cercato di includere anche le strutture che non rientrano nella rete degli accreditati, di quelli che hanno un contratto con l'azienda USL, ma che sono, per così dire, nel libero mercato. Cioè cerchiamo di arrivare nella rete più larga possibile per essere appunto inclusivi di tutti quei soggetti che riteniamo a rischio. Abbiamo anche ricordato che, come diceva bene la dottoressa Ferraresi, anche sono tra le categorie che possono godere di gratuità gli operatori che operano appunto a contatto con i soggetti fragili. Anzi, quest'anno cerchiamo di essere sensibilizzanti il più possibile verso queste categorie e cercheremo di sfruttare anche queste strutture, le case, residenze per anziani e le residenze in generale, per essere promotori del messaggio che anche i familiari devono vaccinarsi. È chiaro che non potranno vaccinarsi nella struttura, ma potranno chiedere, perché molto spesso, non so, il figlio di un novantenne è già in età di gratuità, è sopra i 60 anni, quindi sicuramente con la collaborazione dei medici di medicina generale potranno avere il diritto al vaccino anche loro. Dottoressa Ferraresi, siamo in chiusura del nostro programma e a questo punto le faccio la classica domanda delle 100 pistole. Perché bisogna assolutamente vaccinarsi quest'anno, senza se e senza ma? Perché tutta la letteratura scientifica, tutti gli studi dimostrano che la vaccinazione è efficace per prevenire le patologie influenzali e i benefici che noi abbiamo vaccinandoci, soprattutto tanto più noi riusciamo ad avere un tasso di adesione alto, sono importanti sia per quelli che non sono vulnerabili, ma soprattutto per le persone vulnerabili. Quindi in realtà la vaccinazione è un gesto che è di grande solidarietà nei confronti delle persone che possono avere dei problemi di salute nel caso in cui possano venire a contatto col virus dell'influenza, che diciamo che anche in percentuali limitate può avere conseguenze anche nefaste. Abbiamo visto in questi ultimi anni tutta una serie di movimenti che portavano avanti delle ideologie di un certo tipo, che sicuramente io mi sento di definire come pseudoscienza, perché ad oggi la scienza è chiarissima nelle indicazioni precise. Ho visto che su internet ci sono addirittura dei siti che dicono che la Terra è piatta,
e quindi credo che le fonti debbano essere ben valutate e consiglio a tutte le persone che si vogliano costruire un'opinione autentica su un fenomeno di rilevanza importante per la salute nostra e della collettività di leggere fonti autorevoli e di verificare bene le fonti, soprattutto sulla rete. Bene, quindi vaccinarsi è sicuramente importante per le categorie più a rischio, ma come ci ha detto la dottoressa Ferraresi, per tutti quanti. Sì, c'è una responsabilità chiaramente nell'accettare la vaccinazione, ma c'è una responsabilità soprattutto quest'anno ancora più grossa nel non accettarla. E particolarmente è importante questa osservazione della solidarietà con gli altri, ecco, del fatto che noi creiamo vaccinandoci anche un'immunità di gregge. E io sono particolarmente sensibile per l'immunità di quei piccoli greggi che sono le strutture, che sono greggi deboli, fragili e che devono essere particolarmente protetti. Per cui ci tengo davvero molto a ringraziare tutti quelli che sono dietro questa organizzazione, dal Dipartimento di Salute Pubblica, che è naturalmente al presidio generale, ma nel mio caso le organizzazioni degli enti gestori che rendono possibile con il loro personale l'effettuazione in loco della vaccinazione e naturalmente i colleghi della medicina generale che sono sempre stati particolarmente sensibili a questo discorso e devo dire che nelle strutture ci hanno sempre assicurato dei tassi vaccinali molto elevati. Anche per loro quest'anno un ringraziamento e un invito a fare ancora di più. Se fosse possibile arrivare al 105% dei vaccinati, cioè vaccinare non solo quelli che abbiamo adesso in struttura, ma anche quelli che entreranno mano a mano all'interno del percorso di residenza. Bene, ci auguriamo che quanto auspica il dottor Romagnoni vada a buon fine. Ringrazio i miei ospiti di oggi, ricordando a tutti voi che vaccinarsi è importante per la salute di tutti quanti. Ringrazio la dottoressa Anna Maria Ferraresi, che vi ricordo è il direttore di distretto dell'azienda di unità sanitaria locale della nostra provincia, e il dottor Franco Romagnoni, che è direttore della stessa azienda delle attività socio-sanitarie. Grazie a voi per averci seguito fino qui, l'appuntamento è alla prossima puntata della Finestra su Ferrara. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.